Bentornati. Charleroi che ci accompagna a iniziare questo gameplay. Ci accompagna Roa. Hai visto qua? Yaremchuk era capocannoniere veduto. E beh, ha ricevuto un'offerta Prima che abbiamo irrinunciabile. veduto anche Samatha. Tra l'altro, se hanno venduto Yaremchuk, automaticamente Kaleri diventa capocannoniere. Deve superare i 20 gol però. Eh Perché sennò rimane anche l'altro ad interim. sì, potrebbe vincere due capocannonieri contemporanea se riuscisse a Cioè, fare 100 rimontare. gol in mezza stagione nel campionato dove è andato, Ma tra secondo me il l'altro. campionato bulgaro magari ce la può fare. Al Ludogorets. È bulgaro? Penso di sì. Andiamo con i titolari anche su questa. Abbiamo Dobbiamo, perché abbiamo visto già contro squadre di dubbio gusto come facciamo fatica. perso punti con lo Steni, io non ci posso ancora credere. Perché non puoi vincere più di X partite di fila su questo gioco, Probabile che però sia così. vogliamo reinvertire la tendenza e Vogliamo tornare a crederci con lo vincere Charleroi. contro Proximus Prime. Sta per avere inizio. Siamo Dietro al pronti a Bald lanciarci. Stadium, lo Standard Liegi Charleroi ospita lo Charleroi. Beh, siamo in casa, affronteranno dovremo giocare con tutta la scioltezza di chi sa chi giocare in casa. Beh, dominare questa partita. adesso non Abbiamo esageriamo. bisogno di staccare questa squadra che è sotto di noi e la butto subito via. È vero, lo scontro diretto, cazzo. Scontro diretto per un Ecco posto che finalmente un non rigore di campo. conta. Si Quindi ispira saranno un'onda super simpatica per arrabbiati Pepe, loro. con due attaccanti esterni Hanno dei punti da pienamente recuperare su di noi, funzionali. quindi Danilo bisogna che Sorrentino stiamo un pronto attimo per in guardia. l'attacco. Sì, dobbiamo ammazzare le loro Velleità di pretese. Sì, superarci. no, veramente. Vabbè, probabilmente riusciranno ad arrivare anche ai playoff, Ecco però la nuova squadra non rossa. riusciranno ad arrivare davanti a noi ai playoff, che sarebbe Bravo. l'obiettivo. Attacco per loro Così con mi due piaci. centrocampisti esterni che Si possono va portare la sotto su partita. Voivoda. Voivoda. Rocca si fa vedere nel mezzo. Talleri a sua volta. Perché l'ha Temperini? data quello dietro? Perché così avessi tirato male. Infatti il portiere mancato allenatore della Francia, Deschamps. Guarda, Malassia! si sacrifica per questa giocata. Una bella giocata, Poi ma viene cade. fallo. Attenzione, limite dell'area di rigore. Eh sì, è che noi non sappiamo battere le Se no punizie. qua sarebbe una bruttissima punizione troppo vicino. Proverà di seconda ancora una volta. Vai al tiro. L'imbombalo! Ci prova ancora una volta. Credo di aver tirato addosso a te. Invece No, no, è un calcio d'angolo. angolo. Bestemmia, ho ragione. Comunque calcio d'angolo. Quella lingua che solo lui Palla messa in capisce. mezzo. Il Lugionesco. Lugionesco. Lo ragionese. Porca puttana. Sto dicendo la giona Tentativo di ancora. chiusura. Attenzione, questa è brutta. Sì. Ha Morioka. rischiato la Morioka. vita Morioka, per l'appunto. Però per una buona causa. Fuori Fuori gioco. gioco. Fuori gioco. Stephen deve ringranare dopo Un brutto errore una che è brutta uscita. Anzi, costato, sì, caro nella una brutta uscita partita. non fatta, più che altro. Una brutta Sei addormentamento. fermolato? Sto provando. Allora, aspetta, mi organizzo un po' con Bastien. Guardo sopra, poi Malassia. scatto con l'imbombo. Servito, ma Palla in brutto piedi passaggio, verso Malassia. Werner. Bruttissimo passaggio. Un po' così. Passaggio standard Liegi nelle ultime due partite. Ha spazio Scala Lovren Bastien ad Bastien. aiutare Procede su ad quel un lato. È lancio un po' in interessante. ritardo, infatti, non riesce Che stacco potente! Una Che volta stacco potente indirizzato verso la porta, Stephen non può nulla. c'è stato un buco dall'altra parte, Credo però di i aver sbagliato anch'io il difensori posizionamento perché mi sono staccato. entra contro il 2 contro 1. Ho sbagliato tutto io. Mi sono staccato, ho lasciato lo spazio per Bedia. Bedia Polesin riesce a mettere a segno questa Cioè, c'è possibilità ancora di capocciata. Sì, rimontare. c'è, per carità, la partita è lunga. Voivoda è lì. Con i tempi giusti. Voivoda però rischia, cade in area. Voivoda ha lasciato là il pallone, non ho capito il perché. A un certo punto ha deciso che il controllo era troppo Che semplice. palla. Morioka, Bocadì, non è nella sua posizione ideale. Prova a coprire anche la profondità. Buon Ancora lavoro Morioka. di gambe, quasi cestistico di Attenzione Bocadì. perché è pericoloso. Attenzione, spazza. Efficace nel Ci sto difensore che provando, ma mi tenta stanno prendendo a addirittura pugni. la palla. Sì. Sbaglia. Rocca, sbaglia in uscita. Morioka. Attenzione che Rocca contro Morioka è un po' derby. Jimi Hendrix. C'è la parata sicura del Nulla di portiere in fatto. proposizione. Poi prova a buttarsi dentro l'imbombo. La palla è abbastanza buona. Attenzione! No, Mamma mia. vabbè. Che rischio questa girata dell'imbombo. Trentanovesimo. Qualcosina inizia a muoversi sullo standard, ma molto difficile arrivare in porta. L'hai fisto lasciare andare, difensore? Stefano impazzisce completamente. Ha dei problemi, Stefano, in queste Dei problemi di partite. personalità. Si dice così adesso, io pensavo fosse scemo e basta. Sheffen. Allarghiamo un po' il gioco. Harit è molto Malassia. arretrato. Sì.
Diciamo che è fermo ancora un po' al medioevo. Decidono di farsi attaccare, lasciano il controllo agli avversari. Bella giocata. Prova a entrare, poi vado in area, ma la perde ancora. È stato una molto volta. Lento qua ad entrare. Sì. Decisamente. Bocca di sicuro. Mancano 2 minuti alla fine del primo tempo. Ora in mezzo Bastien, se lo vedo. Poggiati pure. Ci prova Bastien a metterla in mezzo. Sbagliano loro, ma niente di fatto. Finisce il primo tempo 1-0. Abbiamo possibilità di recuperare. Lo standard qualcosa. C'è, deve trovare solo più precisione nei passaggi, nei fraseggi. Perché con semplici triangolazioni ci stiamo trovando abbastanza vicino alla porta. Il problema sono un po' i controlli faraginosi. Sì. Ma la qualità c'è, devono solo ricordarsi chi sono i giocatori dello standard. I giocatori dello standard. Chi cazzo sono? Giocatori dello standard, quindi non possono essere forti. È brutta questa. Ancora. Vai, ripartiamo, ripartiamo rapidi. Palla sotto per Malassia, cioè l'Ifis. Bastien deve farsi vedere sotto. Prova a impostare, un po' rischiosamente per Bastien. Tocco sotto per l'inbomb che accelera di nuovo. Che cazzarola. Dai, l'inbomb, tienila. E non la tiene. Cuba. Contro chi stiamo perdendo? Ho avuto la squadra purtroppo contro un Cuba. Vai, vai che saliamo. Saliamo, sì. Vieni, vieni avanti. Con i tempi giusti per Arit. Arit. No, non puoi sbagliare così, mannaggia. A parte che io chiaramente volevo darla all'altro, mi sembra. Ma è off, questo è che non puoi, non è possibile. Sì, non puoi scegliere. Ma la Stia viene abbattuto. Cazzo, ucciso. Calcio di rigore che prontamente rigore. Sbaglieremo. Che bella giocata Malassia. Ma riesce a spostarlo sì, all'ultimo. Desciglio lo stand. Giallo per Desciglio. No, no, lo stand, cazzo, abbiamo perso poco tempo fa. Chi tirerà questo rigore? Sei tu. No. Vuoi tirare con Bastien? Sì, perché non. Va bene, allora tira con Bastien. Basta che segni. Bastien che segni. Aia, è brutta. Mamma mia. Mamma che angolino basso. Tutto ancora calcolato. Una volta Samuel. Riacciuffati. Riacciuffati gli avversari sull'1-1. Mancano 10 minuti. 10 minuti devono essere 10 minuti di sudore, sangue e passione. Lo sapranno. Lo sapranno. Vediamo di nuovo questo calcio di rigore. Vergognoso. Mamma mia. Meraviglioso. Altro che. Bastien porta sull'1-1 lo standard Liegi. Al 76esimo R della ripresa. Che se non altro devo dire almeno non perde. Non perderebbe punti contro. Sì, ma è ancora troppo presto. Decisamente. Wow. Ma come abbiamo andato al bar? Proximus. Bella giocata, ma bravo Boppe. Boppe, una partita sontuosa di Boppe. Entra anche Germain Doku. L'arma segreta di questo. Che cambia nome ogni volta, ricordiamolo. Però il cognome rimane sempre quello. Ah, ritrova un po' la calma lo standard. Si fa vedere l'inbomb. Viene visto. Che è una prateria. Può andare in porta. È lento questa volta l'inbomb. Troppo lento questa volta l'inbomb. Purtroppo è anche destro. Se fosse stato mancino avrebbe potuto trovare più angolo di tiro. Ma... Però da destro la tira meglio. Se non altro. Quello è vero. Urca. Bravo. Bastien. Arrivaci ti prego. Allunga. Bene. Bravi. Qua siamo messi male. Un passaggio che avevo fatto prima purtroppo. Non era facile. Siamo spostati proprio... Fra quando tu hai schiacciato il passaggio, quando lui l'ha fatto, cioè una settimana dopo, le cose sono cambiate. Richiesto grande sacrificio a tutti i compagni. Ma la Sia deve difendere bene. Tirano in faccia. Questo ne risulta in una ripartenza, sì, si spera. Sì, brutta, devo dire. Bella giocata di Limbo, Marita è morto però. Lo so, sono costretto a girarmi. Sì. Prova a salire ma la Sia. Viene visto. E ancora Malassia forse. Riesce a toccare di nuovo, si fa vedere. Viene visto. Sempre Malassia. Entra in area, no, poi viene spazzato via. Stacca poi Voda. A darla su Doku, non no. Riesco. Finisce 1-1 la partita con lo Charleroi. Per carità, meglio che perderla, però. Sì, c'è un grande amaro in bocca perché c'è la possibilità di vincerla, secondo me. Amari per tutti, dopo un limoncello anche per. Ci arriva in aiuto il Kortrijk, che dovrebbe essere una squadra se non altro abbordabile per aiutarci a raddrizzare un po' questo brutto periodo della non stagione. Non esistono squadre abbordabili.
Lo standard è l'unica squadra abbordabile. Eh sì, abbordabile da tutti, Sì, evidentemente. ci sono ramponi, cannonate, Tutti pirati che sulla schiena arrivano. di Aritto, tra l'altro, che ha perso molta velocità, devo dire, in questo finale stagione. Non l'ha mai avuta. È notte. Ancora Notte una fonda volta. nello Standard Liegi, devo dire. Un'ottima metafora che descrive il momento, no, al quale lo Standard Liegi è chiamato a rispondere con una prestazione mediocre. Come quelle che abbiamo fatto fino adesso, quindi. Sì. Beh, di positivo c'è che comunque qualche punto l'abbiamo portato via nonostante le difficoltà. E abbiamo evitato la rimonta di una diretta rivale che c'era dietro, però sono tutte partite anche complicate contro squadre che, come potete vedere da questo cross, hanno poco da dire, ma Sì, quello è, cioè, contro di il noi negativo è alzano la proprio voce. quello. Il negativo è proprio quello che erano squadre abbordabili. Non dovevamo perdere così tanti punti, anche perché le nostre ambizioni sono palesemente quelle di arrivare in Europa, e così, la Ma vedo ci si dura. arriva, sì. In bomb sembra molto più lento del suo Più che altro solito. sono loro che sono ancora freschi, quindi. Però la Però tiene. tiene bene il Si fa pallone. poi rivedere sotto, se Cerco un Malassia. Ma vuoi. Di nuovo. Malassia. dialogano. Entra in area, Malassia. Mette indietro. Beh, Deve essere una bella giocata, però toccano purtroppo. tutto. Ora Malassia è costretto a correre come un forsennato. Bastien. E invece no. Ma ne hai uno là. Perché la deve dare Succede all'altro? sempre più spesso sta cosa. Soprattutto quando non devi più vincere. Grazie FIFA. Fanculo. Bocca di C'è Boppe. Bope. Boppe, come lo chiamano gli amici. Al bar. Bar bar. E anche come lo chiamano gli amici che hanno dei problemi a parlare. O tutti, perché lui frequenta un club di Occhio al suo anonimi movimento. dislessici. Non è andata come Gli amici speravamo. balbuzienti l'hanno sempre Possibilità chiamato per Boppe tirare in Boppe. parità. Per alcuni pareggio Bobo contro Boppe, l'Olanda anche di alcuni. Madrid è Se mezza sconfitta, effettivamente è così. ne ha Ma secondo boio. me anche oggi Va dovremmo sulla fascia, ripetere boio. assieme lo stesso. Anche lui ha tanti amici a cui manca un Steffen! boio. Vabbè. Questa battuta per pochi. Va Harit. sopra se vuoi. Va sopra. Bello. Sì. Ottimo qui il riposizionamento della difesa. E poi vado a seguire l'azione, Non cazzarola. segue l'azione, però. Hola John, paia l'uomo. Hola John. E a questo punto tira un No, diagonale. ragazzi. Sai che avessi. Ho perso il tempo, ma c'era uno in mezzo a un certo punto che aveva tagliato molto Io avevo bene. cercato di prenderlo per non portarti l'uomo. Aveva tagliato bene, avrei dovuto dargliela forse. Se sentite, sto perdendo molto la calma. Grazie a FIFA, grazie FIFA. Ogni tanto ringrazierò la EA Sono giorni interi che dice grazie FIFA anche tipo sotto la doccia, in per. macchina, in Sì. Qualche volta ufficio. dicevo anche altre cose, ma non erano proprio citabili. No. Ok, non lo faccio più, Termine dei che giuro. sono in pericolo. Pardon. Poteva starci, cioè non è che ci fossero molte opzioni lì. Diciamo che in realtà là una scucchiaiata ci può stare. Su questo Sì. gioco una scucchiaiata di merda. Attenzione Sì, sul in bocca degli sviluppatori, ma alle giocate che complicano la vita dello Standard di qualità, secondo Pardo. Ligi. Però siamo usciti bene. Di qualità. E poi mi accoltellano. Ammazza col pallone tra i Però piedi. l'inbomb ci prova. Madonna, ci ammazzo. Ci mette il piede, Bastien. Porca miseria, che farraginosità anche mia nel parlare. Grazie, Gigi. Bravo, sembra un Posizione po' ideale. È Biscardi. brutta questa, eh? Steffen! E poi vado a prendere di testa Sì, una volta avevo provato a tanto. spazzarle in realtà perché cercano di perdere una nuova Steffen! Steffen. Steffen non mi sta dando fiducia in questi ultimi incontri. Come tutti, sono le ultime partite della Sì. stagione, sappiamo cosa succede. Della regular season, diciamo. Sì. Ma loro Di non c'è. nuovo. Bella palla in Malassia. Fuori si suggerisce al mezzo. centro. Pallone sulla corsa. Giusta, giusta. Calleri appoggia. Appoggia. Nonostante un piccolo Facile, saltellino. facile. Mannaggia, Malassia ci sta dando quel quid in più in attacco che non ti aspetteresti un terzino. Abbiamo 100 giocatori veloci, ce ne sarà uno in forma di 100 che Sì, abbiamo. Malassia ha preso il rigore del pareggio della partita prima. Qua la sgroppata decisiva con assist. Si fa rivedere ora. Lo vede? Questa volta Va però la sua pinch. stessa velocità che lo La frega. panchina non l'ha presa bene, si aspettava molto Scarta da di più solo, dal come si portiere. dice in gergo. Giorgio Gebauer sulla Questa è sinistra. brutta. Grande Steffen. Cioè, per fortuna nostra Rifiata. c'è. No, parte Subito, veloce come un subito. fuso. Che sta Finisce la pescando. partita. No, il primo tempo. Siamo calmi. Salta un Sei tempo. talmente veloce. Certo, guarda la Rocca che faceva veloce. Che. Ma devo dire che non mi sta piacendo, eh. Non si vede mai. Sai che se ci arriva un'offertina fatta bene, glielo Devo impacchetto. dire che non si sa vedere mai.
Sì, non è stato uno dei migliori acquisti, nonostante i grossi danaroni spesi per lui. Eh sì. Purtroppo in un centrocampo a due è difficile trovare gente incisiva. Deve essere veramente un giocatore totale per poter fare la sì. differenza. Che palla per l'Imbomb. Mette pressione e guadagna una rimessa laterale. Il massimo che poteva fare qui l'Imbomb. Bella palla tra le linee di Malassia. Purtroppo è pieno di maglie bianche. Qua bravo Locca. Riesce anche a prendere il pallone. Si può poi rivedere. Locca. Eccolo, prova il diagonalone. Impegna il portiere Gebauer. Che non è Gebauer. Noto bruzzese. Concedersi distrazioni. Di bomba, la palla è alta, bocca di svetta, la palla è fastidiosa, ma fuori. Sì. Si incazza Boppe. Leonardo dai Fisbonucci. Già venduto. Si vede che l'hai Fisbonucci comunque. Era un blocco quello però. Si vede lo stesso. Urca. Harit. Seratino un attimo riesce a mandare in porta Calleri. È in porta. Grandissima giocata uno di Harit. E due. Che asse questo. È uno e due Calleri. Comunque, Molotov Ribbentrop. Chi? Molotov Ribbentrop. Proprio lui, stavo per dirlo io. Mamma che puntone violento. Beh, volevo sfondare là quel punto. Se mi capita il cortrico sfondo. Esatto. E ora può respirare un po' lo standard. Su 2-0 sì. Non troppo però . Meglio di no. Anche perché è un po' a puzza di Limbom che non si dava da giorni. Un po' di apnea fa sempre bene. Ecco, questa è una palla che ho mandato verso l'area tecnica del mio allenatore rivale. Entra anche Genepo sul lato storto. A destra quindi? Sì. Fucilata verso il centro dell'area. Lo stesso Genepo che va a mettere in movimento Calleri. Si ripropone velocissimo. Tiene Genepo. Troppo Calleri questa volta. Volevo proprio darti più tempo possibile. Ma hai fatto bene. Dai, l'idea c'era, se no non sarei mai riuscito a partire. Però non sempre è facile tenere palla. Ma anche l'errore che avevo fatto difensivo. Fortuna che ho chiamato Cesare, raga. Cos'è che ha detto? Non ho capito. Ora attenzione perché abbiamo due esterni che sono micidiali. Due esterni che fanno della velocità il proprio pane. E siamo a e della tecnica proprio a criptonite. Purtroppo sì. Guarda Doku, non è lui. Tu guarda, ti metti un po' in difficoltà, l'ho guardato ma era un'altra parte. Harit generosissimo. Questa è una brutta palla. È una bruttissima palla. Prende gol sul primo palo. Steffen, la partita Steffen, è di aperta. Porca di quella puttana. Se il difensore sta coprendo l'interno, spostati sul primo palo. Che se... Qua devo dire errore difensivo. Comunque, perché è troppo spazio. Sì, ma abbiamo anche un portiere decisamente che non ha un cervello. Ha aperto le linee difensive che erano chiuse da quando il televoto bloccava. E adesso si fa tutto di nuovo tensivo per lo Standard Liegi. 13 minuti di agonia. Viene visto. Palla per Musa. Arriva Musa a tirare. Ma purtroppo sbaglia. Che parata. Eh sì. Però Arit c'è, dà fastidio. Rocca, fai qualcosa, dai. Pressa un po', fai un po' di filtro. Attenzione, Voivoda. Rocca in chiusura. Oh, è brutta questa. C'è bisogno di Bastien però che chiuda, perché qua gli stiamo facendo venire troppo vicino all'area. Sì. Eccolo qua, il pallone filtrante che può mettere in difficoltà. Boppe! C'è stavolta. Attenzione che non è finita. Provano con il pressing. Bella giocata. Vai, vai che la chiudiamo. Sono... Iniziato il conto alla rovescia, manca un solo. Ti Malassia. Sì. Bella. Vai in mezzo, mi fermo. Non dovevo fermarmi. Non ho chiuso bene loro. 1:30, è finita la partita. C'è stato un po' di rischio nel finale, ma alla fine è andata bene. Standard Liegi porta a casa i tre punti contro il Cortrico. Non riesce a non complicarsi la vita. Cioè, dobbiamo procurarci un foglio da cartocciare quando giochiamo contro il Cortrico. E facciamo il nome per dire. Ci sarebbe come il ciuffone di Roca. È un'ottima idea. La chiusura oggi la voglio fare con un tu lo conosci finale. No. Ti rispondo. Vabbè, allora ciao. Non lo conosco. No, vabbè, dai. Tu lo conosci Diego Demme. Vabbè, dai. Non conosci Diego Demme? Pensavo fosse un personaggio di Maggio Capatonda. Ma a parte scherzi, non lo conosci? Ma chi è Diego Demme? Diego Demme è quello che ha preso il Napoli, ha 29 anni.
Bell'acquisto, È già bravo, vecchio. di merda. Io pensavo avessero preso un giovane promettente, invece hanno preso un Ah, vecchio. però Diego Demme. Però tu, aspetta, tu non lo conosci Lutonda? Ma è scritto come? Lutonda, come lo dici? Lutonda? No, se è scritto L-O-U-Tonda lo conoscevo. Sì? Ma Sì. quando l'hai visto l'ultima volta? Comunque non c'è. Per fortuna. Io Vabbè, vorrei era un poco salutarti di così. buono. Tu lo conosci Ivan Quaresma da Silva? Conosco Quaresma, Silva e Da. E beh, No, un Ivan, scusa, Ivan. non hai mai conosciuto nella tua Ivan. vita. Io No. non so come cercarlo però questo. Ivan. Ma avrà un qualche nome strambo. Spazio Quaresma. Ma non ci sarà mai, dai. No, neanche secondo C'è il me. nome Però c'è Ivan troppo. Quagliar. Basta solo questi nomi avevi. Avevo questi principalmente. Poi avrei un facile facile. Tu lo conosci Quirinen? Vabbè, certo che lo conosco, Quirinen. Il terzino Era la terza, che... c'era cioè, Sindaco Quirinen e poi Certo. Tae-hoon che è stato eletto come presidente degli Beh, Stati Uniti. Vabbè, chiaro. Io comunque non so come si cazzo si scrive. Eccolo. capito. Robbe, è Comunque giovanissimo. grazie per la segnalazione, perché questo è un giovane su cui potremmo No, ma ha puntare. dei capelli E infatti è incredibili. scontento, ma probabilmente perché non gli danno un barbiere sociale. Il barbiere sociale è il barbiere della, che nella società dà dei No, è capelli. uno che parla molto. Sì. Chiaro. Ok, è stata un'ottima maniera di finire. Non ne conoscevi neanche uno. La roba Quirino non lo conoscevo. Come lo È un conoscevi? Pokémon, te l'ho detto. Conoscevo. Ok. Va bene, basta. Quindi catturando questo riusciremo a fare con Graham una coppia fondamentale. Ah sì, Graveler più Quilava, Quirinen. Come Allora, siamo in classifica, cagate a parte? Siamo quinti. siamo quinti a 8 punti dall'Anderlecht, che però ha una partita in meno. L'Antwerp ha scavalcato lo Charleroi. Mi sa che hanno perso, hanno fatto qualcosa di strano sotto di noi, perché Secondo me hanno fatto un biscotto. siamo a 8 punti di Biscottone. distacco. Io ho puntato tutto sullo Zultevare, che è a meno 3. Potrebbe rientrare nella parte finale, mi farebbe molto piacere, devo dire. Comunque rispetto all'anno scorso siamo un pelino meglio. Siamo più tranquilli. Siamo più Però tranquilli anche per quando si dimezzeranno i punti, saremo un po' più vicini. Sono 23 contro 14 punti 32 dal terzo posto, è quello che noi dobbiamo che dobbiamo puntare. puntare. Che poi in realtà sono 14 punti al terzo posto e a 4 punti in più c'è il primo. Vabbè, ma è già tanto terzo posto, noi dobbiamo andare in Europa. Dobbiamo dar sfogo a tutti i giocatori che ci minacciano di farsi portare fuori da Raiola se noi non li portiamo in Europa. Addirittura. Sì, hanno già noleggiato Comunque, un pullman. chissà quanti vanno in Europa. Cioè, io non, sinceramente non avrei idea. Secondo me vanno i primi tre. Ma lo vedi dopo quando la classifica si dimezza, rimangono colorate solo le posizioni europee. Quante partite ci mancano per finire il campionato? Una. Cioè, 4? Abbiamo il ritorno con Royal Antwerp, perché abbiamo vinto 5-1 all'andata. Ed è la Crocchi. Poi La Crocchio c'è il Cup. Was Beveren. Il Cercle Bruges, di nuovo Royal Antwerp e Anderlecht per il finale Bestia che che rischia di finale. condannarci. Siamo a tanto così dai playoff, ragazzi. Quindi seguiteci in questo finale di stagione tutto d'un Dai, fiato. prof, ci andremo. Sì.